Tra il 2013 e fino al 2017 è stato il SUV più immatricolato al mondo. Parliamo di Honda CR-V, che oggi debutta con un modello completamente rivisitato e con l'onere di provare a replicare il successo di chi l'ha preceduto. Con Honda CR-V entriamo a grandi passi nella nuova tipologia di mercato che da qualche mese sta vedendo in Europa un calo notevole del diesel e una maggiore richiesta da parte della clientela di benzina e di versioni ibride. Esteticamente il nuovo CR-V segna una vera e propria inversione di tendenza rispetto al passato. Il look è più originale e personale e si fa notare maggiormente rispetto al modello finito in soffitta. Senza dimenticare che il nuovo corso firmato Honda CR-V detta anche nuovi parametri quasi filosofici, scegliendo di non dotarsi più dei propulsori diesel. Tutto questo aspettando la versione ibrida che verrà. L'attuale gamma di motori punta tutto sul nuovo VTEC Turbo da 1,5 litri, declinato con un paio di potenze per accontentare più palati, da 173 o 193 cavalli. Entrambi si possono portare a casa sia con la trazione anteriore che 4x4, quest'ultima forse più adatta ad un modello di questo segmento. Doppia scelta che coinvolge anche la trasmissione, disponibile sia manuale che automatica a variazione continua. Ma è senz'altro la versatilità a farla da padrona. Rispetto alla vecchia edizione, qui il passo è cresciuto di 4 cm, incremento che migliora non di poco l'abitabilità interna. Il tutto senza toccare gli ingombri esterni, fermi ormai da qualche anno a 4,61 m. Ma queste sono doti ben note per il SUV nipponico e tanto vale spendere altre due parole per il nuovo motore. I tecnici Honda sono infatti riusciti nel piccolo miracolo di trasformare quella che fino a qualche tempo fa poteva essere vista come una medio-piccola cilindrata in un concentrato di potenza. Un dato su tutti ce lo offre la coppia, da 223 a 243 Nm, in base al tipo di cavalleria che metteremo in garage. Buoni i consumi medi dichiarati, attorno ai 7 litri per 100 km. Il nuovo Honda CR-V è disponibile sia in allestimento a 7 che a 5 posti e proprio quest'ultimo vanta un bagagliaio formato trasloco che arriva ad oltre 1700 litri.